vicepresidente della Proloco, Francesco Lucioli. Oggi è una giornata importante per Poggio San Lorenzo, anche molto impegnativa, perché vede più eventi insieme. C'è l'arrivo di un buon numero, un nutrito gruppo di pellegrini che sono stati dislocati tra la Casa del Pellegrino ed altre abitazioni, e c'è questa sera anche in corso adesso la sagra del raviolino al tartufo. Diciamo, già la Casa del Pellegrino è molto impegnativo di se stesso. Siamo partiti come se fosse stato un gioco, perché l'anno scorso ci passavano una, due, tre persone. Quindi dice, vabbè, cominciamo questa avventura. Quanti siamo arrivati oggi? Oggi ce ne sono 30 e tutti i giorni sono un via vai continuo, un pochino perché ci siamo impegnati su tutti i social, quindi siamo entrati nel mondo del pellegrino, perché è facile poi accogliere pellegrini se uno non sa come funziona il mondo del pellegrino. Quindi prima di tutto siamo entrati nel mondo del pellegrino, mi sono creato tra virgolette le mie amicizie anche su Sviluppo Umbria, con delle guide che sono negli SEIS. Quindi abbiamo fatto anche un duro lavoro di fondo proprio sui social. E quindi siamo arrivati a questo punto, che da un gioco è diventato un'altra cosa, è diventato un lavoro. Siamo stati fortunati, perché essendo tappa della via di Francesco, siamo stati fortunati nel fatto che il comune ci ha dato in gestione una casa, che era la vecchia casa del comandante dei carabinieri. Quindi adesso la caserma è stata spostata più avanti e ci ha dato questa casa, che noi l'abbiamo sistemata. Adesso dobbiamo fare altri lavori, perché non pensavamo che potesse esserci tutto questo afflusso di persone. Quindi serve fare dei lavori per i bagni, quindi mettere più bagni. È un lavoro, però, ecco, a me dà molte soddisfazioni, francamente. Anche perché in effetti questa è la prima tappa per chi viene dall'Umbria, da Pediluco, da Assisi, ancora più lontano, passa a Rieti. Dopo Rieti questa è la prima tappa nel percorso che arriva poi a Roma. Diciamo, questa è la prima tappa e da qui diventa interessante la via di Francesco, perché fino adesso da Rieti a Poggio San Lorenzo è poco panoramica, tutta al sole e la maggior parte su strada asfaltata. Da qui in poi invece diventa il sottobosco, c'è da vedere, Poggio San Lorenzo, Santa Vittoria, poi si scende a Poggio Mogliano, Ponticelli e via via dicendo fino a Roma. Da qui parte la Sabina, c'è da vedere. Purtroppo la Sabina deve ringraziare la via di Francesco per tutto il turismo che sta portando, perché sennò tutti questi posti che abbiamo noi non li avrebbe conosciuti nessuno. Ecco, si parla tante volte di un turismo che è a mordifugio, oppure peggio ancora di un turismo che è di massa. Questo è un modo alternativo che però permette di scoprire un territorio magnifico e permette di tuffarsi anche nelle abitudini, nella vita del paese che si attraversa. Io con la maggior parte delle persone, perché con tante persone mi scrivono tramite mail, tante invece tramite telefono, e con queste persone li risento anche dopo. Oppure mi mandano dei messaggi e mi dicono grazie di come ci avete accolto, sembrava di stare a casa nostra, e questo fa piacere, penso, per chi fa questa cosa così, senza fine, perché per noi è solamente un passatempo o un hobby, diciamo. Cioè, chi fa altri hobby, noi facciamo la Casa del Pellegrino, quindi però dà tante 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 soddisfazioni. Nostre spalle, forse si sente il vocio, è in pieno svolgimento la sagra del raviolino al tartufo, con tutte le persone che sono in fila per ritirare ovviamente il proprio menù. Anche questo è un appuntamento che permette ovviamente di ritrovarsi, di far conoscere i prodotti del territorio e di far conoscere il paese. Questa mi sembra che è la 10ª edizione della sagra del raviolino, quindi ormai è diventata proprio un'istituzione sul territorio, e ogni anno cresce sempre il numero maggiore di partecipanti, intervengono, si divertono, e questo per noi della Prologo è interessante, insomma, è importante vedere la gente che si diverte.